hamburger di patate e spinaci, ricetta vegan e light. Prendo due patate grandi che ho precedentemente lessato. Le taglio a metà e inserisco la metà della mia patata a faccia in giù nello schiacciapatate direttamente con la buccia e inizio a schiacciarla. Non vi preoccupate che la buccia resterà nello schiacciapatate e la polpa uscirà tutta dai forellini. Continuo così a schiacciare tutti i miei pezzi di patate. Questo metodo è molto veloce, così evitate di bruciarvi le mani e di aspettare che le patate siano fredde per schiacciarle. Dopo averle schiacciate, con un cucchiaio separo le patate e lascio raffreddare. Prendiamo ora dei spinaci già scaldati e ben strizzati. Questi sono 300 grammi, ma ne basteranno anche di meno. Io li uso anche per fare un contorno. Con una forbice vado a sminuzzarli. In una casseruola andremo a mettere due cucchiai di olio d'oliva e uno spicchio d'aglio e cuoceremo i nostri spinaci, giusto qualche istante per farli insaporire. L'olio è caldo, aggiungo il mio spicchio d'aglio e dopo pochi istanti i miei spinaci. Lascio insaporire qualche istante, mescolando leggermente. Aggiungo un po' di sale. E aromatizzo con del peperoncino e dell'aglio tritato, che a me piace molto. Questo è un passaggio facoltativo. Una volta saltati, li metto di nuovo nel contenitore di vetro e li lascio raffreddare. Ricordatevi di togliere l'aglio però, eh? Torniamo alle nostre patate che ormai sono diventate belle fredde. Passiamo ora alle patate. Andiamo ad aggiungere della curcuma quanto basta, circa un cucchiaino o un cucchiaino e mezzo, che le conferirà comunque un bel colore arancione, visto che non mettiamo uova. Mettiamo anche un po' di pepe quanto basta o qualsiasi altra spezia che più vi piace. E del sale. Aggiungiamo anche due cucchiai di farina. La farina è relativa, dovete vedere di creare un impasto morbido come quello degli gnocchi. Innanzitutto iniziate a mescolare con un cucchiaio
Successivamente impasteremo con le mani. Dovete regolarvi, vi ripeto, in modo da ottenere un impasto bello morbido, ma allo stesso tempo compatto, come se stesse facendo degli gnocchi di patate. Ora vi farò vedere. Allora, mentre sto impastando, mi rendo conto che questi 2 cucchiai di farina vanno benissimo perché il mio composto si è compattato e comunque è rimasto molto morbido. A questo punto aggiungo dei ciuffetti di prezzemolo. Mi piacciono molto e danno a queste polpette un tocco sfizioso, però questo è comunque un ingrediente relativo. Se vi piace lo mettete, altrimenti no. Date un'ultima impastata e come potete vedere il composto è facilmente lavorabile. Quindi regolatevi voi in base alla vostra farina. Dovete ottenere un composto della consistenza che vedete in questo video. Ora ve lo mostro un poco più da vicino così vi rendete conto meglio. Ecco qua, vedete? È facilmente lavorabile, morbido e compatto. Non si attacca alle mani e quindi possiamo procedere nel fare le nostre crocchette oppure hamburger vegani. Procediamo. Prendiamo una bella manciata del nostro composto di patate e formiamo una pallina. Lavoriamo con le mani fino a formare la nostra bella pallina. Ovviamente la grandezza degli hamburger la scegliete voi, io ho preferito farne 4 grandi. Schiacciamo in mezzo in modo da creare un incavo e mettiamo all'interno i nostri spinaci. Anche il ripieno è relativo, potete mettere dei funghi, mozzarella, qualsiasi cosa. Ma essendo una ricetta che io ho voluto fare vegana, ho preferito mettere della verdura. Richiudo di nuovo la mia polpettina di patate. Bene, bene, do un'altra giratina e la vado ad adagiare sulla carta forno. Una volta posizionata sulla placca forno ricoperta di carta forno, cerco di dare comunque la forma di un hamburger. È un lavoro molto semplice perché il composto si è amalgamato bene, quindi riesco facilmente a preparare l'hamburger. Faccio così quindi con tutto il mio composto di patate. Ora vi faccio vedere come ho fatto l'hamburger vegano. Formo una pallina con le mani, a pallottolo, poi schiaccio con le mani fino a formare questo incavo che vi ho detto prima, metto la faccia, chiudo a pallottolo e poi posiziono sulla carta forno e modello a mo' di hamburger. Procedo così fino alla fine delle mie patate. In un piattino verso la mia impanatura di mais dove passerò dentro ambo i lati i miei hamburger vegani. Ora non mi resta che cuocere i miei hamburger vegani. Prendiamo ora una padella antiaderente.
Mettiamo giusto un pochino d'olio, mi raccomando, pochissimo, giusto per sporcare la padella. Con un pennello da cucina o un tovagliolo di carta stendiamo il nostro filino d'olio. Perdonate le urla sovrumane di mio figlio, ma sta giocando. La padella è bella calda e adagiamo i nostri burger di patate o burger vegani nella padella e procediamo con la cottura. Dobbiamo rigirarli spesso, ogni 3-4 minuti, fino a che non si forma sopra una bella crosticina. Non ci vorrà molto perché comunque i burger, se vi ricordate, sono composti da ingredienti già cotti. Ecco, do una prima girata. E continuo la cottura, vi ripeto, girandoli spesso, circa ogni 3 minuti. Vedete, si sta già formando una bellissima crosticina. Volevo ricordarvi che se non volete fare l'impanatura con il mais, potete impanarli con il pan grattato normale. Do un'ulteriore girata e mi rendo conto che un lato è già cotto, quindi lascio cuocere soltanto l'altro lato. I miei burger di patate o burger vegani sono cotti, hanno dorato entrambi i lati. Adesso li vado a impiattare e li servirò con gli spinaci che mi sono rimasti prima. Eccoli qua, vedete? La mia ricetta vegana light è pronta, molto gustosa e vi invito a provarla. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta e se vi fa piacere vedere altre ricette vegane. Ora vi mostro l'interno del mio burger. Eccolo qui. Vi ringrazio di aver guardato questo video e vi esorto a iscrivervi al mio canale per seguire tutte le mie ricette. Grazie e buon appetito a tutti.